Il cancelliere tedesco Angela Kastner, meglio conosciuta con il cognome del marito Merkel, ha fatto una dichiarazione a dir poco esplosiva, che ha sconcertato e preoccupato l'intero mondo occidentale, che mai da lei si sarebbe aspettato di sentire cose del genere. Due parole su di lei intanto. Conosciuta in Italia, soprattutto per le volgarità che le ha indirizzato Berlusconi, più che per il suo impegno e le sue capacità di donna in politica. Nasce ad Amburgo, quindi nella Germania Ovest, ma ben presto per il lavoro del padre, un religioso, un pastore, si trasferì nella Deutsche Demokratische Republik, nella Germania Est, da privilegiata. Sì, perché aveva un lasciapassare che le consentiva, con una delle due automobili che possedeva, di passare nella Germania Ovest, rientrando in quella Est, a piacere. Subito dopo la laurea in fisica, divenne una scienziata, uno scienziato, occupandosi di ricerche di chimica quantistica. Poi si iscrisse anche alla Libera Gioventù Tedesca, un gruppo politico. Ma il suo era un sogno tutto occidentale. Era una grande ammiratrice del mondo libero, affascinata dall'economia di mercato. E dopo la caduta del muro era quasi fatale che lei dovesse presiedere un governo di grande coalizione. Ma in questi ultimi tempi deve aver avuto modo di meditare, ha avuto dubbi, ripensamenti, da un nostro punto di vista estremamente positivi, perché è giunta a pronunciare la frase che non vi ho ancora detto, dirompente. Ha detto infatti, i mercati consentono a poca gente di arricchirsi ai danni dei più. Quindi i mercati sono nemici dei popoli. Grande sconcerto in tutto il mondo occidentale, con la consegna di minimizzare, se non tacere, quel che Angela Merkel ha avuto il coraggio di dire.